Every driver has a story to tell of their first race car. Drivers will talk about their victories, their losses, and their journey. Here is the starting point for racing dreams, where aspiring drivers begin forging their own legacy. For a select, devoted few, awaits not just the finish line, but the chance to become a racing legend. Appassionati delle corse automobilistiche NASCAR, vi invito a seguire il mio campionato personalizzato sul mio canale YouTube, Silverio Tintisona. E amici di YouTube, amici di Fruit Lab, buona domenica a tutti quanti. Siamo qui e sto registrando la seconda gara del mio campionato personalizzato NASCAR. Per quanto riguarda le gare NASCAR americane, siamo a Road Atlanta, da come potete vedere qui nel mio quadratino. Metto di qua, dai, quello lì. Ho cambiato macchina, ho preso la mia Ford. Ho già fatto un po' l'assetto tutto quanto, un assetto un po' particolare, vediamo un po' come vado. Parto dalla griglia di partenza esattamente alla sesta posizione con la mia Ford Peschina. E niente, andiamo in gara amici, buona visione. Vi ricordo sempre di mettere un bel like al video, di condividerlo. Se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, che questo sarà un bel campionato personalizzato. Andiamo in gara, saranno anche qui a Road Atlanta 50 giri molto belli, faticati saranno anche qui. Cambio manuale, ci proviamo dall'esterno. Ho fatto un assetto molto aggressivo, ci siamo presi la seconda posizione qui, eh.
Ah, cavolo, mi sono allargato troppo. Devo cercare di non far superare questi qui. Abbiamo sempre una sosta obbligatoria. Sono scordato di mettermi i guanti, li metto poi. Mi stanno facendo sentire la pressione dietro. Non te faccio passare. È inutile che ci provi. Ci ho provato dall'interno quello. Ha fatto bene, che dire, ha fatto bene. No, mi guarda. No. Andiamo a giocare, dai. Senza più distrazioni, eh. Thank you.
sbagliato, dovevo mettere la quarta. Thank you.
Vostra. Se devo rientrare in box a giocarmela sui box loro. Mi conviene rientrare in box adesso e giocarmela. Mi tocca rientrare in box e giocarmela così per forza. Mi tocca giocarmela. Provare a recuperare posizioni che loro se dovrebbero fermare i box, se dovrebbero in teoria, se dovrebbero, vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualche posizione. Sarà tosta, sarà. Giro un pochettino così.
24esima posizione ai box, sono ultimo, so, però dovrebbero rientrare loro, dovrebbero, ce n'ho uno pure davanti, ce n'ho. Se non mi doppiano questi dietro. Vedremo le spigne qua. Non ferma nessuno ai box, ci vostra.
Siamo al 30° giro. Thank you.
Gara difficile qui a Watkins. E a Road Atlanta, chiedo scusa, pardon. Ci rifaremo poi negli altri circuiti. Gara molto difficile qui. Trentaduesimo giro, siamo al trentatreesimo, stiamo.
Quarantesimo giro, 10 giri alla fine. Otto giri alla fine. Thank you.
incidenti spettacolari, almeno qui in questo video. Niente, ultimo purtroppo, a 6 giri dalla fine. Gara proprio sbagliata, purtroppo. Circuito molto difficile. Di certo ci viene fuori un bel replay, dai. Dove vai, io? Cinque giri e abbiamo finito questa gara qui. Gara sbagliata, gara sfortunata veramente. Due giri alla fine.
Ultimo giro, amici, di questa gara sfortunata qui a Road Atlanta, gara molto difficile, però no, perché poi è un circuito che conosco abbastanza bene, però è pure giusto. Comunque mi sono divertito, l'importante è divertirsi, non sempre vincere, anche per impararsi. Tacci, mi è venuto l'uomo addosso, mi è venuto. Però miglior giro 1 e 3, mica male, mica male, dai. Aiaia, 24esimo e niente, prendo un punto in classifica con i... A proposito, vabbè, mo ve lo dico, andiamo a vedere la classifica. E niente, sono al 392esimo posto nella classifica mondiale, quello là, se fra i migliori 52%. Visualizza il giocatore. Ah no, vero, questo no. E niente, ordina, sì, vabbè, ok, allora indietro, continua, io mi vado a registrare i replay, vado a salvarmi i replay, chiedo scusa, pardon. Allora, salva, Road Atlanta, giusto, giusto, Road Atlanta, vabbè. Ok. E niente, allora per il momento possiamo anche uscire qui, poi dopo anche il replay me lo vado a vedere dopo. Io esci. Allora amici, io vi do alcune informazioni qui per quanto riguarda questo campionato NASCAR di mia creazione qui con Forza Motorsport 7. Eh sì sì, bravo Toby Boy Polt là, primo posto, bravo bravo bravo, è contento come la Pasqua, beato lui. Allora, Daytona abbiamo vinto e abbiamo preso i 40 punti. Daytona, qui a Road Atlanta purtroppo siamo arrivati ultimi, prendiamo un punto e andiamo a 41 punti in classifica. Poi dovete un attimino i punti degli altri, poi pubblicherò anche la classifica. La prossima gara sarà Austin in Texas, dove andremo a fare 30 giri. Però quello sarà un circuito ovale, penso che non avremo problemi. Penso non avremo. Poi ci sarà Miami con l'Homestead Florida, ma quello lì che saranno anche lì 50 giri. Poi, dato che il Messico purtroppo non ce l'ho come tappa, ho scelto di fare come esterna dagli Stati Uniti, e a posto delle Hermanos Rodriguez in Messico faremo Rio de Janeiro in Brasile come esterna. Saranno 30 giri, poi si ritornerà negli Stati Uniti e ci sarà Sonoma con 50 giri, poi Indianapolis con 50 giri e finale lo sta, dove l'avevo segnato? Ah sì, poi Watkins Glen e poi Watkins che saranno 30 giri e Daytona che sarà la finale.
che saranno 50 giri. Poi non so se farò anche, come si chiamano, i playoff. Non so se farò i playoff, sceglierò 4 piste dove andremo a fare forse i playoff, vediamo un po', vai. Vediamo, intanto concludiamo quel campionato, poi i playoff ci penso dopo, cioè penso che ogni volta dove sta montato tutto quanto, poi la fase di editing, sincrono audio, video con quello del gioco, è bella tosta. Vabbè, allora andiamo avanti, intanto torniamo nella schermata principale qui di Forza Motorsport 7, andiamo a vedere pure quant'è. E incassi purtroppo avevo messo pure il bonus 100% per i premi migliorati, quello là, però vabbè dai, vediamo che ci dà, che devo arrivare a sbloccare il livello 4. Allora io mi vado a prendere stanista così aumento un pochettino i punti collezionista. Smart choice. Yes, now you have one more car to pick from and you boosted your car collection score at the same time. Ok, io mi prendo pure sto Ford Raptor qua, me prendo, che caruccio bello, mi piace. Poi abbiamo sto BMW qui, ma niente da fa. Ok, stiamo ancora al grado 3, al grado collezione auto è 3, ottieni i premi ogni volta quello là, purtroppo niente, giusto, finito, sì, ok. Ora mi vado a dare io un'occhiatina qui alle cosine. Comunque spero che questa gara qua vi sia piaciuta, vi sia, a me sinceramente pure che sono arrivato ultimo mi sono divertito, è stata una bella gara, è stata quello là, errori purtroppo capita, non c'è niente altro che da fa. Vabbè, io allora per il momento vi saluto qua, vi mando un bel bacione a tutti quanti e ringrazio tutti i 420 iscritti al mio canale, speriamo di arrivare presto a 1000 iscritti, così potremo anche cominciare un pochettino la monetizzazione, vediamo un po', porterò altri contenuti sempre belli, affascinanti, quello lì. Vabbè, un saluto a tutti quanti dal vostro Silver Block, dal vostro Silverio Sentisona alias Silver Block, questa gara sfortunata qui a Road Atlanta, un bacione a tutti, un ciao e un arrivederci al prossimo video. Prendo sempre qui i miei telecomandi, questo è il telecomando della videocamera che sto utilizzando e questo è il telecomando della scheda di acquisizione, quello là. Allora, un ciao a tutti quanti amici, ci sentiamo, ci vediamo la prossima volta. Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.